Eccoci qua, il Varese che arriva qui al Asso Stadium. E adesso è il momento di spostarsi domenica a Ospitaletto, dove Mastro ha seguito a cascata prima l'Under 18 e diciamo che del match forse da incorniciare il drop che ha segnato Serra Simone a fine partita è stato veramente un colpo di genio, forse la cosa più bella della partita. C'è una partita all'Under 18, questi sono gli ospiti di Genova. Il risultato, primo tempo 9-10. Guarda il bidone verde, Pietro! Eccoli qui, il padrone di casa del Franciacorta Under 18. Arbitro dell'incontro. E comincia qui la nostra giornata di rugby. Si è fatto male Gallo. Sì? È andato all'ospedale. Poverino, cosa ha avuto? Non sai? Ha frantumato la spalla. Tu in che squadra giochi? L'Ospitaletto. Sì, lo so, si vede lì, però quale? Categoria under? 10. Il tuo allenatore come si chiama? Mario. Mario, e tu come ti chiami? Francesco. Cognome? Piceni. Va bene. Oggi dopo ci sarà la partita della prima squadra? Sì. Contro il Varese? Sì. Va bene, dai. Buona domenica allora. Ciao. Saluto a tutti. È sempre collegato alla stessa. Hai Francia! Buona domenica anche a lui, come si chiama? Giacomino. Benissimo, dai, godiamoci questa partita. Buona partita. Sai che giocate gratis. Adentro, adentro, tremendo drop, tremendo drop, tremendo drop. E poi a seguire la partita di Serie B del Franciacorta col Varese. E voilà, siamo nel pre-match. A sinistra sta riscaldando i ragazzi del Varese, qui siamo all'Asso Stadium Franciacorta e a destra i neri della Franciacorta Rugby Club. Jug de rugby, persino c'è il mio amico Francesco Pierantozzi. Ciao caro. Che saluto. Ciao. Hola amigo, hola. Ciao. Che partita vi aspettate? Partita dura, combattuta. È una partita decisiva per noi e per loro. Infatti, è fondamentale direi. Se siamo visti a Robato la ultima sì, volta. Quello già sapevo come sarebbe andata a finire. Infatti. Non avrei pensato così male, però lì era un discorso un po' diverso. Qui credo che le distanze non siano così larghe. Sì. Esatto. Quindi ci aspettiamo una bella partita. Come dico, allora noi abbiamo un pochino forse più di qualità a largo e loro forse sono un pochino più forti in conquista. Invece io ti dico che forse lì sarà dura anche a largo, perché c'è un Locatelli che ha giocato in Serie A. Noi abbiamo tutti i ragazzi giovani, quindi sì, infatti, freschezza. No, sarà dura per il largo, ti spiego perché, perché loro hanno Locatelli che è uno che ha giocato in Serie A all'epoca del Brescia che giocava in Serie A. C'è anche Bascutier che è uno che ha giocato il Brescia, quindi hanno un'esperienza in più e dopo c'è Costantino e Daniel che è il bomber della squadra, quindi attenti con quell'esperienza. Esperienza, né freschezza o esperienza. Vabbè dai, comunque
Comunque va, sarà un successo, dai. Ci vediamo dopo, ciao. Per l'analisi del terzo tempo, vamos. Allora, ci siamo ragazzi, buona partita, eh. Mi raccomando. Eccoci qua. Qui abbiamo un ex di turno, Ciao ragazzi. Allora, che partita ti aspetti? Sono un po' combattuto perché spero una bellissima partita, ma vorrei che vincesse il Varese, ma non questo Bonomi adesso, perché sono essendo di Varese, sarei contento che vincesse. Spero che vinca il migliore, dai, vinca io ti salvo. Sì, va bene. Anche perché Roberto non vuole dire niente, Roby, infatti, che è il mio testimone di inizio. Infatti, guarda Roby. Quello qua, Roby. Si parte, kick off. Sono fatti i libri. Diretta. Primo errore. Giocano. Adesso sì. Qui la nostra speranza è la meta tecnica, l'unica speranza. Pericolo. In avanti. Finito. Full time, baby! Grazie, che partita, ragazzi! Bravo, Francia! Capitano, viene sempre rispettato anche nel terzo tempo la consegna di questa bellissima Francia Corta, targata Corte Laura, quindi consegni al tuo avversario. Grazie mille. Una battuta veloce. Come mai siete riusciti a perdere una partita che dovevate vincere tutto il secondo tempo in campo di loro? Diciamo che non abbiamo finalizzato alcune azioni che erano da finalizzare. La partita è stata, secondo me, anche piacevole da vedere. È stata giocata con grinta, soprattutto nel secondo tempo, da parte della nostra squadra di Varese. Purtroppo non l'abbiamo finalizzato, abbiamo fatto degli errori che non ci hanno concesso di vincere. Ci spiace, vedremo di rifarci al ritorno. Per chi non ti conosce, presentati, chi sei? Io sono Alberto Contardi e sono uno dei veterani del rugby varese, sono dell'82. Un ruolo? Seconda linea, ogni tanto terza quando serve, ma data l'anzianità mi mettono in seconda. Saluti, a chi salutiamo? Salutiamo Francia Corta, ringraziando per il presente, che berremo il pullman tutti assieme se è abbastanza freddo. Per dimenticare bevete anche. Per dimenticare, sì, e ringraziamo per l'ospitalità. Benissimo, buona continuazione, grazie. Ciao. Adentro, altri tre punti. Daniel Costantini, partita sofferta. Però alla fine avete portato a casa una vittoria molto importante contro un avversario diretto, diciamo, un scontro diretto. Esatto, loro molto forti sui punti d'incontro, molto rognosi, sapevamo che erano così. Noi tutte le occasioni che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate e loro purtroppo hanno forse peccato un po' di egoismo, un po' di presunzione, perché tre calci in mezzo ai pali potevano benissimo andare sopra il break e poter chiudere la partita, e purtroppo non è andata così. Purtroppo per te no, meglio per la tua squadra. Ancora! La devi andare dentro, non devi interessare.
avanti la testa! Cazzo di palla! Vediamo che fanno, eh! Frichi! Vediamo che fanno! Ma non da solo! Non da solo! Devono giocare tutti! Loro vogliono fare la meta adesso! Eh sì, ho capito, ma non devono giocare larghi! Alto, la calcio alto! Però te veramente hai avuto un ruolo importantissimo perché hai trasformato tutto quello che potevi trasformare. Adentro! Sì, purtroppo mi spiace per Locatelli e Mattia che dopo 5 minuti si è fatto male e sono subentrato io. Entra Daniel Costantini, entra al posto di Locatelli che ha avuto un problema al ginocchio. Per fortuna che sono entrato, però tutto quello che c'era da segnare abbiamo segnato e oggi era una giornata e abbiamo vinto. Adentro! 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 Un bel pubblico, quindi avete sostegno sempre qui in casa a Ospitaletto. Sì, 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 molto, molto calorosi, il nostro pubblico è molto vicino a noi, sono tutti dirigenti, accompagnatori e tutti ragazzini delle giovanili e questo fa molto piacere e sono contento di tutto quello che sta succedendo a Ospitaletto, tutta Franciacorta. Adentro! Infatti la Franciacorta è un club, prima della vostra partita ho giocato l'Under 18, hanno pareggiato contro l'Amatori Genova, quindi una bella domenica di rugby qui nell'Asso Stadium. Sì, sì, sono stati bravi anche i ragazzini dell'Under 18, una partita anche per loro sofferta, però all'ultimo sono riusciti ad accapparli e hanno pareggiato la partita, per cui è andata bene per tutti oggi. Adentro! Daniel, prima di lasciarti andare al terzo tempo, momento di saluti e momenti di dediche a qualcuno in particolare, Daniel. Vorrei ringraziare i miei compagni che sto passando un brutto periodo, e sto cercando di uscire da questo brutto periodo, loro mi sono molto vicini, ringrazio le mie bambine che sono lontane da me e che dire, niente, grazie a tutti. Capitano, tu mi dai l'autorizzazione che esca in video la tua bimba, quindi parliamo di una partita che sinceramente l'ha perso più la squadra avversaria che voi vinto. In maniera sincera hanno avuto tutto il possesso, però voi avete avuto la grinta per cercare di portarsi a casa questa vittoria. Quanto veloce. Prima metà dell'incontro. Assolutamente d'accordo con te. Hanno giocato meglio di noi e probabilmente meritavano più loro di noi oggi. Sono contento perché abbiamo dimostrato grande carattere e grande cuore oggi. E il rugby alla fine è quello, cuore e carattere per 80 minuti. Adesso facciamo un attimo un recap per settimana prossima, ci resettiamo un attimo e vediamo di preparare al meglio la partita. Questa settimana abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi comunque le vacanze non aiutano, però il risultato positivo è la vittoria, 4 punti, accorciamo la classifica e ci diamo fiducia.
loro hanno giocato bene con l'interquarti, però aveva una mischia che ha messo in difficoltà voi. Assolutamente, avevano due o tre elementi nei tre quarti molto molto buoni che ci hanno messo in grossissima difficoltà, vedi le due mete che abbiamo preso, e in mischia assolutamente chapeau, perché ci hanno messo in difficoltà per tutti gli 80 minuti e abbiamo, noi siamo stati bravi a trovare una soluzione gli ultimi 5 minuti che erano quelli più, più importanti, specialmente nell'ultima mischia. Devo fare i complimenti alla mia prima linea perché hanno interpretato al meglio il momento. Loro bravissimi, bravi, devo fare i complimenti. Mi spiace, abbiamo vinto noi, però comunque complimenti. Te come capitano adesso è il momento forse di salutare e cercare anche di vedere come affrontate questo campionato, il seguito di questo campionato. Noi quest'anno è il primo anno, quindi tutto quello che viene è buono. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni e ce le stiamo già togliendo in parte, ce le siamo tolte, ne vogliamo continuare, ma soprattutto vogliamo continuare a crescere, a far crescere il movimento. Come società questo sta avvenendo, sempre più gente ci segue, sempre più gente ci conosce, e i nostri risultati con la prima squadra sono un po' l'iceberg, la punta dell'iceberg di quello che sta facendo la società, anche grazie a te e alla trasmissione che ci fa permettere di conoscere il rugby. Io vi ripeto, rinnovo l'invito a tutti quelli che vogliono venire a vedere noi, se non vengono a vedere noi che vadano a vedere le altre partite, le altre società a Brescia, che comunque è importante, il nostro movimento cresce così. Bocca al lupo a tutti. Voilà, questo è il cartello di benvenuto qua alla sua stadio. Sempre con sacco. Tante volte abbiamo fatto.